Allora, siamo qui al secondo appuntamento dei nostri seminari SEAL. Questo appuntamento è dedicato ai MOOCs, o Massive Online Open Courses. Ce ne parla Susanna Sancassani con una prima indicazione di tipo sondaggistico. Susanna, a te la parola, io mi disconnetto. Bene, grazie Tommaso. Ringrazio intanto tutti per aver votato il sondaggio. Vedete che a questa domanda, che è quella che costituiva anche il titolo di questo incontro, abbiamo avuto molte risposte ancora indecise, quindi ben 14 dei 24 presenti hanno ancora da farsi un'opinione rispetto ai MOOCs e spero che questo incontro vi sia utile. Abbiamo invece 5 decisamente contrari rispetto all'ipotesi che i MOOCs possano costituire un'innovazione veramente discontinua, veramente travolgente, e 5 super convinti invece che i MOOCs costituiranno un elemento di discontinuità nel panorama di cui noi ci stiamo occupando. Allora, cosa mi propongo di fare oggi? Naturalmente, in questo momento i MOOCs sono veramente appena nati, quindi ancora analisi veramente serie e approfondite non sono state possibili. Ci sembra però un argomento talmente interessante e stimolante che vale la pena in ogni caso di condividere quel poco di esperienza di monitoraggio e di osservazione che abbiamo condotto a Metid con naturalmente tutte le cautele del caso, perché la situazione è estremamente dinamica e i tempi di osservazione necessariamente brevi. Il motivo per cui ho pensato fosse davvero utile avere questo momento di riflessione con voi su questa tematica è che era veramente tanto tempo, mi verrebbe da dire dalla fine degli anni 90, quando c'era stato il grande momento dei learning object, la prima grande wave dell'e-learning, che non vedevo arrivare il tema delle tecnologie per la didattica nelle prime pagine o comunque su quelli che sono i media di grande diffusione. Mi sono accorta poi preparando questo nostro piccolo colloquio che in realtà questa impressione di grande presa sui media ad alta diffusione io l'avevo avuta dai media anglosassoni, perché poi invece i nostri media ancora hanno ripreso poco questo tema, probabilmente non è ancora arrivato veramente sui tavoli delle nostre redazioni. Infatti in italiano ho avuto occasione, almeno per ora, di incrociare soltanto un articolo su Internazionale, che peraltro è una traduzione, se non sbaglio, di qualcosa del Washington Post. Però già questo mi sembra interessante e significativo. I MOOCs sono un'occasione per riportare il tema sulla tecnologia della didattica al centro della discussione. Qualche segnale ce l'abbiamo già avuto. Come penserei di gestire questo nostro dialogo? Con un percorso nel quale farei prima un piccolo approfondimento su che cosa sono, cosa si intende per MOOCs, da dove sono nati, perché e quali sono le motivazioni che possiamo ipotizzare stiano alla base di una serie di investimenti importanti su questo fronte da parte di grandi università, qualche confronto tra i MOOC più noti, un approfondimento su un'esperienza specifica con Coursera e qualche riflessione finale sugli effetti che potrebbe avere questo movimento. Entriamo subito nel vivo. Che cosa si intende per MOOCs? Nell'insieme si tratta di iniziative lanciate tutte nel corso del 2012 e mi piace tantissimo il fatto che il 17 ottobre del 2012 la SEAL sia a discutere di una tematica freschissima, appena nata,
che è data veramente pochi mesi, perché una delle iniziative più importanti, Coursera, è nata in aprile e le altre hanno seguito. Dicevo, iniziative nate da poco, anche con il supporto di istituzioni universitarie prestigiose, perché ce ne sono anche che invece nascono in altri contesti, che propongono corsi online tenuti per lo più da docenti di chiara fama, questo è molto importante. Corsi che sono accessibili per lo più gratuitamente, insisto su questo tema del per lo più perché poi vedremo che non tutti i contesti prevedono lo stesso tipo di gratuità. E perché è presente questo nell'acronimo, l'aggettivo Massive, perché sappiamo l'acronimo è Massive Online Open Courses e la S sta per il plurale di courses. E diciamo perché c'è l'aggettivo massive? Perché in questi corsi il numero dei partecipanti è mediamente pari a molte migliaia, si parla di 60, 70, 80 mila partecipanti per corso. Da dove nascono i MOOCs? Naturalmente non nascono completamente dal nulla, hanno avuto una serie di precursori del tutto significativi. Il momento di nascita chiave identificato è il settembre del 2011 a Stanford, quando il corso online totalmente gratuito che è stato proposto da Peter Norvig e Sebastian Thrun sul tema dell'intelligenza artificiale aperto al mondo, ha attratto, al di là sembra anche delle loro aspettative, più di 160.000 studenti provenienti da tutto il mondo e un numero non del tutto trascurabile, oltre 23.000, ha completato il corso. Pare che sia nato proprio da questo inaspettato successo l'idea di fondare Coursera, una delle start-up sicuramente più aggressive e significative nel settore, ma già iTunes, ma anche YouTube e Edu, ma lo stesso Open Courseware Consortium sono stati in qualche modo dei precursori dei MOOCs. Riportiamoceli velocemente alla memoria. iTunes University, partito nel 2007, quindi ormai ha già 5 anni di vita, ospita ormai oltre 1000 università, con anche una buona presenza di italiani e anche di soci SEL, e conta oltre 700 milioni di download di contenuti. YouTube, Edu, da sempre un po' un passettino indietro rispetto a iTunes University, ha comunque un ragguardevole gruppo di 500 università che hanno attivato canali etichettati come YouTube Edu e io non ho trovato dati ufficiali di visualizzazione in ambito higher education, però pare che comunque abbia un discreto successo. Altro precursore forse dell'approccio MOOCs è tutto il mondo dell'Open Courseware Consortium. Ricordate questa iniziativa nata grazie a una grossa spinta da parte dell'MIT che oltre 10 anni fa ha inaugurato il suo Open Courseware. Ricordate, è stato richiamato moltissime volte in convegni, pubblicazioni, eccetera, perché è stata davvero la prima grande operazione di open courseware promossa dall'università e l'Open Courseware Consortium lanciato dall'MIT, che riunisce tutte le università attive che vogliono essere attive sul tema dell'open courseware, è arrivato ora a oltre 260 membri a livello mondiale. Quindi, diciamo, la maturazione della cultura dell'open courseware è già in atto da anni, anche se il giorno di nascita ufficiale dei MOOCs si colloca soltanto nel settembre del 2011. Altra riflessione che vi vorrei proporre è che i MOOCs non nascono dal nulla, non solo perché hanno dei precursori, ma perché sono una delle manifestazioni evidenti che balzano anche più all'occhio per la loro particolarità, di quella che possiamo definire come la nuova wave, la nuova epoca del web. Abbiamo ampiamente, forse ormai digerito il concetto di web 2.0, no? In cui il focus era tutto sul ruolo nuovo che veniva dato all'individuo nel plasmare il web.
YouTube è proprio, no, l'icona del web 2.0, così come la Wikipedia, eccetera, questi contesti in cui l'individuo finalmente si affaccia al web e contribuisce a plasmarlo. Avevamo sentito tutti parlare subito, cioè poco dopo l'affermazione del web 2, dell'ipotesi che sarebbe arrivato molto velocemente un web 3.0. Sembrava chiarissimo che si trattava di qualcosa di un pochino sfuggente, costruito a tavolino, quell'idea del web semantico che sarebbe stata la nuova tappa del web, ma la sensazione, diciamo, dell'ultimo anno è che in realtà invece del web 3 si sia cambiato sistema di numerazione e si stia affacciando un web C, cioè una nuova epoca del web che in realtà è basata su servizi e iniziative che nascono nell'ambito crowdsourcing, cioè nell'ambito di tutte quelle iniziative e servizi che da un po' di tempo stanno ormai andando a valorizzare la partecipazione di enormi quantità di utenti e che nelle loro manifestazioni più avanzate, più sperimentali e più originali fanno riferimento all'approccio connettivista. Abbiamo forse tutti sentito parlare di crowdsourcing, crowd science, crowd mapping, crowd journalism, crowdfunding. Spesso, oltretutto, se cercate documentazione sui MOOCs, lo troverete etichettata come crowdfunding, cosa che mi sembra di estremo interesse, cioè come una modalità di raccolta fondi su vasta scala. E questo è una piccola postilla che poi riprenderemo magari più avanti. Ecco, però questo per proporre un po' alla riflessione l'idea che i MOOCs abbiano avuto questo straordinario impatto, quantomeno in questo momento, poi vedremo se durerà a lungo, comunque questo improvviso successo, grazie al fatto che si inseriscono in un filone evolutivo del web che sta proprio in questi ultimi tempi valorizzando molto le interazioni da parte di folle di individui intorno ad obiettivi comuni. Vorrei proporvi una tavola riassuntiva che mi sembra molto efficace per capire e orientarci un po' rispetto a questo mondo dei MOOCs. Mi chiedo se voi vedete le cose sufficientemente grandi o voi potete, sapete, potete ingrandirle direttamente in autonomia cliccando su schermo intero che è il pulsante che trovate in alto a destra nel vostro schermo. Come vedete da questo utile schema, quali sono le iniziative più note in questo momento nell'ambito dei MOOCs? Allora, abbiamo tutto il filone delle iniziative che in qualche modo sono state originate da Stanford. Stanford, credo che molti di voi lo ricordino, è stato non a caso uno dei pionieri di iTunes University, uno dei pionieri dell'uso di YouTube e così via, anche se è partito dopo l'MIT con la tematica dell'OpenCourseWare. Molto interessanti tra questi, naturalmente, Coursera. Sentirete le pronunce più strane, ma da quanto ho verificato, loro stessi si presentano esattamente così come Coursera, cioè senza strane pronunce all'americana. Coursera, dicevo, è probabilmente una delle iniziative più interessanti in cui Stanford ha avuto un ruolo fondamentale e che sta avendo adesso un successo veramente impressionante. Vi annunciavo prima che l'idea originaria era nata proprio da quell'esperienza condotta da Peter Norvig nell'autunno del 2011. E si tratta di una startup che, avendo valorizzato questa idea originaria di Peter Norvig, ha poi creato una piattaforma ad hoc per l'erogazione di corsi online massivi, ha raccolto intorno a sé una serie di università partner importantissime, Princeton, Michigan University, University of Pennsylvania, e con loro ha incominciato il proprio percorso. Questo nel mese di aprile scorso. Nel corso dell'estate
hanno aderito altre 12 università e in questi ultimissimi giorni, nel mese di settembre, se ne sono aggiunte altre 19. Tra le università europee che aderiscono a Coursera abbiamo l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, per esempio, o l'University of London International Programmes o anche l'Università di Edimburgo. Per il momento non mi pare, insomma, che ci siano altri europei, però potrebbero essersi aggiunti proprio negli ultimissimi tempi. A metà di agosto, che è il momento in cui noi abbiamo raccolto i nostri dati, più di 1 milione di persone si era già registrato sulla piattaforma e iscritto almeno un corso. Quindi, insomma, si tratta probabilmente in questo momento dell'operazione più forte. Altra operazione chiave è EDX. L'operazione invece che vede una joint molto forte tra MIT e Harvard, che hanno addirittura messo, pensate, 30 milioni di dollari ciascuno e hanno ricevuto 1 milione di dollari direttamente dalla Bill e Melinda Gates Foundation, per cui vuol dire hanno fatto veramente una bella operazione di fundraising. Dal mese di luglio si è associata all'operazione anche Berkeley e a differenza di Coursera, EDX si dichiara molto esplicitamente no profit e gli utenti che già si sono registrati nella piattaforma sono varie centinaia di migliaia da oltre 160 paesi. Quindi vediamo, sono realtà molto importanti. Di sicuro meno rilevanti sono i modelli come quelli di Udacity, Udemy, che poi magari approfondiremo in seguito. Anzi, magari già ci facciamo riferimento con questa proposta di lettura che noi vi proponiamo. Abbiamo cercato un po' di riflettere su queste esperienze che sono emerse in questi mesi, ci siamo detti, ma che modelli di MOOCs stanno emergendo o iniziano un po' a prefigurarsi. Allora, abbiamo cominciato a definire un modello che abbiamo etichettato come brand più teacher based, cioè le operazioni come Coursera piuttosto che EDX, ricordate quelle promosse dalle grandi università, Stanford, Princeton, Harvard, eccetera, si basano fortemente sull'attrattività dell'idea, seguo un corso di una prestigiosa università con un docente di fama. Il fatto di poter accedere a un corso di Princeton, ancorché virtuale, e senza avere poi un credito ufficialmente spendibile, è di per sé comunque un elemento fortemente attrattivo, così come la possibilità di entrare in contatto, con docenti di fama internazionale. E ci sembra molto importante questa associazione del brand più teacher, nel senso che è molto sostenuta anche dalla modalità di comunicazione, cioè l'associazione tra il brand importante dell'università e il prestigio del singolo docente selezionato per la sua fama, ma anche per le sue capacità relazionali e comunicative. Modello completamente diverso è quello incarnato da Udacity. Udacity è un'iniziativa esplicitamente for profit che è nata grazie a un docente, no, di Stanford che ha proposto questa nuova piattaforma che ha un modello di business molto originale, cioè non ha università affiliate, sperimenta nuove modalità di finanziamento, tra le quali propone alle aziende proprio delle soluzioni tecnologiche elaborate dagli studenti stessi in cambio del pagamento delle tasse universitarie. Quindi tasse universitarie, delle tasse diciamo di frequenza ai corsi. Udacity garantisce il certificato finale, ma in seguito al superamento degli esami finali che vengono svolti in collaborazione con Pearson a pagamento. Ecco, perché questo modello lo definiamo così fortemente business oriented? Lo definiamo come business oriented perché
Vediamo che sia nella costruzione della scelta dei contenuti che nella costruzione delle attività c'è un legame fortissimo con quello che è il contesto imprenditoriale del settore elettronica, informatica, intelligenza artificiale. C'è anche tra i servizi offerti l'idea di dare la possibilità ai partecipanti di presentare il proprio curriculum alle aziende, quindi c'è un'idea di utilizzare il percorso formativo in modo fortemente orientato al legame professionale, alla creazione di nuovi legami professionali con la realtà del mondo informatica, elettronica, intelligenza artificiale, eccetera. Un altro modello che abbiamo visto interessante è quello cosiddetto guru centered. L'abbiamo chiamato anche self-made, nel senso che abbiamo visto che c'è un'esperienza in particolare tra quelle di successo, Udemy, che Udemy vorrebbe dire la tua accademia, cioè tra you e il Demi di Academy, in cui il focus è sulla condivisione del sapere da parte di personaggi di prestigio del mondo della cultura del business. In teoria l'iniziativa parte con l'idea di stimolare creazione di corsi for profit da parte di personaggi famosi della cultura o del business, ma poi dà anche la possibilità a chiunque di accreditarsi presentando il proprio corso e valorizzandolo anche con un costo e poi avendone un ritorno economico. Per questo abbiamo sottolineato questa dimensione del guru centered anche self-made. Infine, il quarto modello che ci sembra possibile identificare è quello che abbiamo definito content based, cioè l'idea che possano nascere dei MOOCs che puntano invece sulla quantità e completezza dei contenuti a disposizione. Per ora nessuno di quelli che abbiamo visto emergenti, Coursera, edX, Udacity, Udemy, mettono l'accento sulla completezza di gamma dei contenuti, sulla quantità e la completezza. Però c'è un'esperienza totalmente non for profit, che è la Khan Academy, di cui sicuramente molti di voi hanno sentito parlare, che non può essere a rigore definita come un MOOC perché propone dei contenuti che non sono poi proprio articolati sotto forma di un percorso strutturato del tutto, eccetera, ma in qualche modo potrebbe essere un precursore di un nuovo e diverso filone di MOOCs content based. Questi quattro modelli ci serviva per cominciare un po' ad interpretare quella che è la realtà che si sta costruendo in questo settore e andare poi a monitorare quelli che saranno gli sviluppi e vedremo quali di questi andrà a svilupparsi maggiormente. Ma entrando un po' nel merito di questa esperienza, rendendoci conto del livello di investimenti che hanno richiesto, che sono veramente di un livello straordinario, abbiamo provato un po' a domandarci perché queste grandi università, soprattutto statunitensi, stanno investendo sui MOOCs. Naturalmente non abbiamo nessuna certezza, vi proponiamo delle chiavi interpretative. Ci sembra evidente che ci sia l'obiettivo di sostenere delle attività di internazionalizzazione. I MOOCs giocano sicuramente un ruolo importante nel far conoscere le università all'estero. Teniamo presente che una quota importante degli studenti che vi partecipano viene da fuori dagli Stati Uniti. In ciascuno di questi casi che abbiamo visto non è mai più del 30-40% degli studenti che proviene dagli Stati Uniti. Si è anche ipotizzato che siano stati proprio una strategia di sostegno specifico ai cosiddetti International Branch Campuses, no? Ti presenti il fatto che molte università americane hanno sviluppato campus internazionali in vari paesi, in Arabia, in Oriente, eccetera.
L'idea che i MOOCs abbiano anche l'obiettivo in generale di favorire l'internazionalizzazione, in particolare di sostenere gli International Branch Campuses, è una delle ipotesi che appaiono plausibili. Certamente il tema dello sviluppo di nuovi modelli di business long tail è significativo, dove per long tail intendiamo il fatto che le grandi università americane sono abituate a far pagare tantissimo a poche persone. Probabilmente i MOOCs sono un ottimo modo per sperimentare invece altri modelli basati sull'idea di offrire un'offerta molto personalizzata a tantissime persone, personalizzata nel senso che ognuno poi si becca il pezzettino specifico a cui è interessato, e facendola pagare un costo irrisorio. Leggevo una considerazione fatta dall'Observatory on Borderless Higher Education, che giustamente faceva dei conti elementari, dicendo che se anche un solo studente su 10 scegliesse di completare un corso e decidesse di chiedere il certificato finale a un costo ipotetico di 100 dollari, un corso con 50.000 studenti potrebbe portare ad incassare cifre come 500.000 dollari. Siccome i corsi con 50.000 studenti nei MOOCs in questo momento, quantomeno in questa fase, sono la regola, pare evidente che questo tema dello sperimentare nuovi modelli di business possa essere interessante. Guardiamo qualche dato in più che magari ci può aiutare a focalizzare e a valutare il peso reciproco di queste motivazioni. Sul tema del sostegno alle attività di internazionalizzazione, vedete, le registrazioni in agosto a Coursera ci dicono, ecco qua, arrivava al 38,5% negli Stati Uniti, cioè il numero, la quota dei partecipanti proveniente dagli Stati Uniti. La parte più importante di questo schema è forse quella di sinistra più di quella che è dettagliata, perché se guardate questa parte qui, che forse è proprio quella più interessante, cioè abbiamo oltre il 30% di partecipanti frammentatissimi in una miriade di paesi e una quota molto importante nei cosiddetti BRICS, perché abbiamo il Brasile che viene subito dopo gli Stati Uniti per numerosità, l'India, la Cina, la Russia. Poi abbiamo significativi gli Stati Uniti, però, il Regno Unito per ovvi motivi linguistici e così via. Ecco. Però questo diagramma ci fa immaginare che l'idea di puntare sui MOOCs come strumento a sostegno dell'internazionalizzazione possa essere plausibile. Anche interessante vedere, vi raccomando sempre di vedere le cose a schermo intero cliccando il pulsante in alto a destra perché altrimenti non vedete quasi nulla. Dicevo, l'idea di sperimentare nuovi modelli di business è sostenuta dal fatto che facendo un po' i conti, in questi mesi le principali iniziative, quelle che abbiamo nominato, sono riuscite a fare un fundraising da parte dei finanziatori di oltre 100 milioni di dollari. Allora, riuscire a investire nel 2012 con la crisi globale in atto oltre 100 milioni di dollari in nuove iniziative in ambito educational, a mio avviso sembra forse suggerire l'idea che dal punto di vista della sostenibilità economica e del ritorno economico qualche possibilità possa esserci, perché non parliamo di cifre di investimento banali. L'altro tema che io stessa mi sono stupita di vedere la rilevanza che sta conquistando è il tema della sperimentazione metodologica. Vi invito molto a dare un'occhiata poi quando avrete tempo, lo trovate nei link che vi metterò a disposizione,
che ho già messo a disposizione nella pagina Facebook dell'associazione, cioè questo video di presentazione di EDX da parte dell'MIT e da parte di Harvard. È molto interessante, vedere come entrambi i rettori e le altre figure chiave delle due università sottolineino con forza l'importanza dell'online education come alleato della residential education, come opportunità per ripensare le metodologie di lavoro in aula e per fare un salto di qualità nelle modalità di lavoro in aula. Io sinceramente non mi aspettavo questo peso così forte a questa dimensione metodologica, ma probabilmente saldando la dimensione di sostenibilità economica con una di sperimentazione metodologica, con l'utilità di sostenere i processi di internazionalizzazione, incominciamo a intravedere un modello di motivazioni che potrebbe anche andare un po' oltre la moda del momento. Vi avevo anticipato un tentativo di fare un pochino di confronto tra le principali iniziative. Ci appoggiamo a un confronto fatto dall'Observatory on Borderless Higher Education proprio pochissimo tempo fa, e vedete come sono mappate le varie iniziative. Per ora Coursera e Udacity si propongono esplicitamente come for profit, EDX no, anche se già pare che ventilino l'ipotesi di introdurre una tassa di $100 per ottenere il rilascio di partecipazione al corso a partire dal prossimo anno, però non si tratta ancora di notizie ufficiali. Il numero dei partner purtroppo non è aggiornato in questa tabella perché EDX è già cresciuto, non c'è più soltanto Harvard, MIT e Berkeley, ma si è unita all'Università del Texas e anche altri. È interessante questa partnership tra Udacity, un editore, Pearce, un grande editore per la gestione dei test e degli esami finali. I numeri degli utenti per adesso danno grandissimo vantaggio a Coursera, ma EDX sta carburando, per cui può darsi che poi esploda da un momento all'altro. Su tutti vediamo una quota di partecipanti extra US molto molto importante. Per quanto riguarda il discorso del funding, vedete che si tratta di cifre molto importanti, 22 milioni di euro su Coursera, 30 per uno, 30 milioni di euro per uno da MIT e da Harvard su EDX, più 1 milione dalla Gates Foundation. Non è chiaro quanto sia riuscito a raccogliere Udacity dai finanziatori della startup, però questo si vedrà. Per il momento nessuno di loro offre crediti, certificati, ma il dibattito anche interno è molto aperto. Cioè, l'idea di andare poi a completare il percorso anche a pagamento, rilasciando poi dei crediti, sembra tutt'altro che remota per il momento, ma ancora non ci sono annunci precisi. Forse la cosa che gli va più vicino è la segnalazione da parte della Washington University di lanciare il rilascio di crediti già dal prossimo semestre. La cosa interessante, che forse ho dato per scontata, è che tutte queste cose sono startup, che sia Udacity una startup promossa da un singolo docente va benissimo, ma il fatto che Coursera ed EDX, operazioni manifestamente, esplicitamente, fortemente volute dalle università,
siano gestite da start-up è estremamente interessante, cioè quindi non le hanno fatte crescere all'interno della singola università, ma hanno creato un nuovo contenitore molto più agile, appunto la start-up che ha fatto il fundraising, ha fatto tutto quanto e si propone come un soggetto con un suo certo livello di indipendenza rispetto alle università. Aspetto, non mi sembra del tutto da trascurare. Una esplorazione proprio velocissima dentro a un Massive Online Open Course proposto da Coursera, giusto per sapere di cosa stiamo parlando, perché spesso poi parliamo di questi fenomeni, eccetera, senza renderci conto bene di che cosa si tratta. Per cui provo a darvi un'idea di che cosa si prova entrando in un MOOC. Vi porto qualche immagine dal corso Gamification del professor Werbach dell'Università della Pennsylvania, proposto da Coursera. All'ingresso del corso si trova una piattaforma molto tradizionale, se volete, con avvisi, materiali, forum di discussione, materiale per le valutazioni. Una volta eseguito l'accesso, abbiamo l'elenco dei corsi a cui siamo iscritti e il relativo processo di avanzamento. I materiali sono per lo più materiali visuali, non particolarmente innovativi, spesso però la caratteristica veramente interessante è la grande capacità comunicativa dei docenti. Magari la modalità di costruzione del contenuto non è particolarmente originale, ma la capacità comunicativa è sempre molto elevata e anche la capacità di giocare un po' sul contesto. Vedete, per esempio, questo docente ha alle sue spalle uno scaffale. Nelle lezioni successive gli oggetti nello scaffale cambiano e lui fa riferimento a questi e avvia dei giochi di interazione, di quiz con i partecipanti perché questi oggetti alle sue spalle hanno un significato nel corso delle lezioni. Particolare, non trascurabile, questi docenti non sono soltanto molto bravi nel comunicare, per cui la lezione non appare noiosa anche grazie alla loro grande capacità comunicativa, ma sono anche molto attenti a essere comprensibili, per cui si parla di un inglese americano molto chiaro, sempre molto ben scandito, molto comprensibile. Dopodiché le dimensioni di interazione si sviluppano all'interno dei forum dove ci sono state, no, esperienze contrastanti dalle situazioni gestite semplicemente con le risposte automatiche, a quelle invece in cui si attivano veramente discussioni molto attive. Ci sono anche poi docenti che usano anche altri canali collaterali come Twitter, eccetera, per lanciare stimoli ai partecipanti. Ma l'elemento più interessante in termini di interazione sociale è quello della peer assessment, nel senso che quantomeno nei corsi che abbiamo seguito noi, l'elemento fondamentale per poter concludere il corso era quello di svolgere una serie di compiti e di esercitazioni che poi dovevano essere messi consegnati e vengono poi valutati da 5 pari. E noi stessi, lo stesso corsista, è sollecitato a valutare altri 5 elaborati. Il processo di peer review diventa quindi il nucleo centrale, almeno nelle esperienze che abbiamo approfondito noi, però ci siamo resi conto anche dai confronti che ci abbiamo avuto con gli altri colleghi della SIEL che spesso, cioè le singole esperienze hanno delle caratteristiche specifiche in sé, quindi probabilmente si tratta di mondi assai, assai complessi. Questo tema però del peer assessment è un filo conduttore abbastanza forte, soprattutto nell'esperienza di Coursera. Molto importante il tema dei quiz che è possibile utilizzare come strumenti di autoverifica, ma anche di consolidamento dell'apprendimento anche dopo la scadenza, ma se utilizzati dopo la scadenza non serviranno per fornire un punteggio.
L'altro elemento interessante proposto da Coursera è questa grande enfasi sull'honor code, quindi l'importanza di sollecitare la onestà, la responsabilità dell'interlocutore, del corsista che ogni volta deve dichiarare di aver svolto in autonomia il proprio compito, di non averlo copiato, di aver registrato, essersi registrato con un solo account e così via. Altri modelli, come per esempio quello di Udacity, danno un'importanza molto più forte al tema delle esercitazioni, che diventano dei veri e propri project work che devono essere approfonditi. Però già questo a fondo nell'esperienza di Coursera ci è sembrato interessante. Altro elemento interessante è che c'è una dichiarazione molto chiara, molto esplicita fin dall'inizio del tempo previsto, necessario per gestire l'operazione. Di solito si tratta di 12-15 ore a settimana per periodi di alcune settimane. Sono 4-6 settimane, dipende insomma poi dal tipo di corso, e un'indicazione normalmente, almeno nella nostra esperienza, piuttosto esplicita dei prerequisiti necessari. Nei corsi che abbiamo seguito, l'impressione è che il livello di contenuti sia molto alto, cioè pensi a un target di sicuro di laurea magistrale, insomma, comunque almeno per la il piccolo, se volete, punto d'osservazione che abbiamo esplorato noi, l'impressione è che il livello, scusate, dei contenuti sia veramente alto e tendenzialmente specialistico. L'ultimo spunto che vi vorrei lanciare dopo questa corsa affannosa lungo il mondo dei MOOCs è qualche riflessione su quelli che possono essere gli effetti dello scatenarsi di queste esperienze. Così raccolgo le impressioni che ne abbiamo avuto noi. Allora, sicuramente l'idea che i MOOCs portino con sé una crescita dell'influenza e del prestigio a livello globale delle grandi università americane. Probabilmente non si è mai parlato così tanto di Harvard, Stanford, Princeton, MIT, eccetera, come in questi 6 mesi. Ma forse anche delle università europee già presenti sulla scena globale. Per esempio, l'École Polytechnique Fédérale di Lausanne è una di quelle università che già a suo tempo ha creato il branch campus in Arabia Saudita, eccetera, quindi insomma, ha una presenza a livello internazionale già significativa. Altro tema interessante secondo noi, aumento della rilevanza del carisma e della popolarità del singolo docente che diventa una star della rete. Cioè il focus sulla capacità comunicativa, sulla brillantezza, la originalità del docente nei MOOCs è secondo noi veramente molto molto alto. È forse una delle prime operazioni nell'ambito educational in cui il docente diventa veramente una star della rete. Tema importantissimo, interessantissimo per noi, nuova attenzione al ruolo delle tecnologie nella didattica e al ruolo complementare della didattica online rispetto a quella in presenza. Dicevo che sono stata molto colpita andando a esplorare negli articoli, nei paper, nei video collegati alle due grandi esperienze americane, soprattutto Coursera e EDX, della peso che tutti quanti gli attori in gioco mettono sul fatto che i MOOCs sono una grande occasione di ripensamento metodologico, di rimessa al centro delle questioni del rapporto tra tecnologie e metodologie e così via. Quindi questo forse ha un suo interesse. Altro spunto, è interessante il fatto che nascano nuove motivazioni, nuovi modelli per la creazione di reti internazionali di università. Io non ne ho in mente, probabilmente già ce ne sono, però non ricordo
che siano nate partnership importanti, di reti importanti, di università sotto la forma della startup, dell'adesione alla startup. Cioè, mi sembra interessante anche proprio l'idea del modello, cioè allora le università si sono unite, si sono messe in rete nel passato con tanti motivi diversi, MOOCs propongono un nuovo obiettivo da un lato e anche delle nuove modalità di gestione e organizzazione delle reti, forse dall'altro. Infine, un altro punto che non, forse non è banalissimo, abbiamo visto che soltanto a Milano, sulla piattaforma social networking Meetup, già ci sono molte decine di studenti italiani, milanesi specificamente, che si sono iscritti a dei corsi di Coursera e stanno organizzando incontri in presenza, grazie alla piattaforma Meetup, per scambiare idee e opinioni sui corsi che stanno frequentando. Allora, un po' l'idea che questi MOOCs offrano agli studenti più motivati la percezione di una maggior vicinanza alle realtà universitarie straniere e quindi li sprovincializzino ulteriormente, cioè li spingano un po' di più a valutare le alternative nel proseguimento dei percorsi di studio su una base internazionale, è forse uno degli elementi che può valer la pena di considerare come effetto collaterale del fenomeno degli MOOCs. Chiudo con una proposta di risposta alla domanda iniziale che ci viene da George Simmons, che è un connettivista della Technology Enhanced Knowledge Research Institute della Athabasca University in Canada, che ha sviluppato molte riflessioni interessanti sul tema dei MOOCs. E come vedete, dice: ma tutto sommato non sono sicuro che i MOOCs possano essere innovativi o comunque travolgenti la metà di quello che pretendono di essere. Tuttavia sono talmente significativi, cioè sono significativi in quanto sono un grande esperimento pubblico di esplorazione dell'impatto di internet sulla educazione, sulla formazione. E anche se l'attuale generazione di MOOCs dovesse crollare, no? Fallire clamorosamente ed essere dimenticata nell'oblio, l'eredità delle università capofila, cioè della ricerca condotta dalle università capofila e della crescita della consapevolezza pubblica rispetto all'apprendimento online sarà, lui dice, drammatico, ma insomma, potrebbe essere anche importante, significativo, critico. Questa mi sembra una riflessione interessante, cioè ormai di curve di Gartner, no? Di quelle in cui all'inizio c'è il picco delle aspettative gonfiate e poi dopo un po' si cade nella valle della disillusione e poi si torna ad un plateau di ragionevolezza rispetto a una tematica. È un processo che abbiamo visto applicato mille volte nelle mode del web, per cui è assai probabile che in questo momento ci troviamo nella fase dell'esaltazione della moda rispetto ai MOOCs e fra un po' ci saranno le fasi successive di ridimensionamento delle aspettative. Però mi sembra interessante questa lettura da parte di George Simmons che ci dice sì, magari andrà tutto in nulla questo polverone, però un'eredità inevitabilmente importante sulla consapevolezza del ruolo dell'online learning ce la lascerà. Chiuderei qui per lasciare spazio al dibattito, magari andando a riproporvi il sondaggio di partenza in modo che possiamo vedere se si sono spostate le opinioni. Vediamo un po', riesco a beccarlo, eccolo qua. Apri di nuovo. Ok.
Bene, Susanna, sono Tommaso, intervengo da studio e ci hai convinti quasi tutti, direi. Insomma, sei stata uno spot naturale. E allora, giusto intanto, mentre svolgiamo il sondaggio, una nota di servizio. Adesso passerò su un'altra tipologia di schermata. Chi volesse intervenire e di spunti ne abbiamo avuti davvero tanti, può farlo alzando la mano e io di volta in volta darò parola e indicherò chi può parlare. Cerchiamo di farlo in maniera ordinata, in modo tale anche da consentire a Susanna di raccogliere tutti i nostri interventi e di poter replicare velocemente. Intanto, Susanna, se vuoi commentare l'esito del sondaggio, mi sembra abbastanza. Sì, Sì, in in realtà non è realtà del non è tutto del tutto confrontabile. confrontabile. In realtà In non è realtà del non è tutto del tutto confrontabile confrontabile con con Tommaso, Tommaso, scusa, scusa, devi devi chiudere tu chiudere il tu il microfono, sennò c'è un microfono. eco. Grazie. Dicevo, il sondaggio di chiusura non è confrontabile con quello iniziale perché nel frattempo i partecipanti si sono moltiplicati. Comunque l'impressione è che ci sia stato uno spostamento di una quota maggiore verso i sì, i MOOCs sono davvero una disruptive innovation, ma resta una quota importante di no, dai quali sarebbe anche interessante poi sentire quali sono le posizioni, le motivazioni che li portano a pensare che i MOOCs non avranno importanti effetti su quello che sarà il mondo della higher education in generale e dell'utilizzo della rete nella formazione universitaria in particolare. Parlando a Vanvera, sto dicendo grazie Susanna e ripeto, se volete intervenire alzate la mano perché siamo in tanti e se alzate la mano mi salite su nella lista solo perché riesco a vedervi e a gestire il flusso delle comunicazioni. È stato un seminario davvero molto molto bello e davvero molto interessante e centrato sull'attualità dei temi di discussione. E la vostra presenza è incoraggiante perché vuol dire che insomma c'è ancora in Italia, per fortuna, un'attenzione verso i temi dell'innovazione nella formazione. Susanna, io intanto, mentre si preparano tutti e raccolgono le idee, ti proponevo un paio di spunti di riflessione, se puoi rispondere a breve. Abbiamo visto che di esperienze in Italia o di partecipazioni di atenei italiani non ce ne sono state, non ce ne sono adesso. E quello che volevo chiederti è, nella tua sensibilità, se ci sono spazi per un'iniziativa simile in Italia oppure per un'adesione delle università italiane ai progetti internazionali, eventualmente quali spazi per delle esperienze di tipo no profit e di servizio pubblico, come la maggior parte delle nostre università pubbliche. E l'altra domanda è se nella tua esperienza di questi corsi tu ci hai parlato di un modello molto semplificato, no? Praticamente delle video lezioni ben costruite con una cifra comunicativa molto importante, ma se avevi incontrato delle esperienze con dei modelli didattici più collaborativi. No, Allora, sulla prima domanda, sulla sulla tua idea idea di che scusami, scusami, ecco, bravo, sì, grazie, sì, sì. grazie Tommaso. Che mi sono fatta sulla replicabilità. Allora, il tema della replicabilità, non so se intanto in primo luogo abbia senso impostarlo in termini nazionali, perché mi sembra andare a contraddire il modello stesso.
cioè il modello del MOOC si regge, cioè proprio perché segue questo filone del crowdsourcing, della crowd collaboration, eccetera. Temo che su un bacino nazionale non reggerebbe proprio dal punto di vista dell'impatto quantitativo, che ne è la forza fondamentale per la sostenibilità in tutti i sensi, per la motivazione dell'operazione, per la sostenibilità, per l'ideazione di modelli economici di sostenibilità futuri e così via. Quindi la base nazionale mi lascia un pochino perplessa sia rispetto a questa intuitiva, come posso dire, ossimoricità rispetto al modello, perché non ci sta il MOOC nazionale, secondo me, non ci sta neanche negli Stati Uniti, figurati in un paese che è grande un sesto, no? Ma poi, secondo me, non ci sta proprio anche come filosofia, nel senso che un'operazione open in questo momento dovrebbe pensare al mondo come teatro di spiegamento. Potrebbe magari nascere da un contesto nazionale o locale. Per esempio, non vediamo in questo momento una bella iniziativa MOOC basata, Europe-based. Sono tutte nate negli Stati Uniti. Allora, un Euromux, in qualche modo, invece, mi sembra un modello che potrebbe avere una sua maggior coerenza. D'altra parte, però, anche per le esperienze fatte in tutti questi anni di tentativi di innovazione nelle università, io non sottovaluterei l'aspetto amministrativo-organizzativo. La capacità da parte delle università americane di aderire a un'operazione di start-up, mi chiedo quanto sia propria del contesto europeo. E non è da sottovalutare perché l'agilità organizzativa, decisionale, comunicativa che ti offre quel modello non si ritrova in nessun'altra ipotesi di consorzio, associazione, eccetera, eccetera. Quindi queste sono un po' le riflessioni. Non voglio portare a un pessimismo globale, cioè beh, adesso siamo qua ad aspettare la venuta dei grandi americani e basta. Però così a caldo, ma senza poi aver fatto riflessioni ancora più di tanto strutturate, mi sembrerebbe molto più coerente un'iniziativa su base quantomeno europea e legata seriamente a un fundraising serio, cioè questi hanno messo in piedi le cose con decine di migliaia di cioè decine di milioni di dollari, che è un altro elemento con cui noi come universitari siamo molto poco abituati ad avere a che fare, che quando parliamo di soldi pensiamo si parla del diavolo, no? Quindi questo è un altro elemento che non sottovaluterei. Per quanto riguarda l'adesione alle iniziative già in corso, so che non è affatto un'operazione semplice, perché ho cercato, insomma, di recuperare un po' anche in rete o tramite amicizie personali notizie sui percorsi di adesione, e in questo momento sono tutt'altro che trasparenti. Ognuno accetta chi decide di accettare con delle sue logiche che al momento non sono chiarissime. Quindi bisognerebbe sicuramente fare delle ulteriori riflessioni. Una strada che è sicuramente aperta per attività sperimentali è quella dell'Open Coursework Consortium. Aderire all'Open Coursework Consortium è un'operazione molto semplice, che costa qualche centinaio di dollari all'anno, che ha una procedura molto chiara e trasparente. Lì forse si potrebbe incominciare a rodare delle ipotesi di lavoro che poi potrebbero avere un respiro maggiore. Ah, poi facevi la domanda sul tema delle interazioni. No, secondo me lì siamo molto indietro, nel senso che la grande forza di queste operazioni, per quello che ho visto io, che sicuramente comunque è un osservatorio limitato, ho messo il tempo che abbiamo avuto per osservare questi fenomeni,
La forza è nella qualità altissima del contenuto, proprio contenuto in se stesso, non del suo trattamento, no? Il contenuto. Contenuto super aggiornato, di qualità alta, comunicato con una grande forza comunicativa. Fine. Dal punto di vista dell'interazione dei formati, sicuramente il connettivismo avrebbe molto, molto, molto da dare al mondo dei MOOCs, e lì siamo assolutamente alle origini. Forse da questo punto di vista l'esperienza più avanzata è quella di Udacity, che lavora molto sui project work in collaborazione con le aziende. Cioè, lì ho l'impressione che ci sia anche un approccio innovativo da quel punto di vista. Per il resto, non sottovaluterei del tutto questo tema della peer review, sviluppata per esempio da Coursera, perché comunque crea un contesto di interazione sociale non banale e abbastanza significativo nel percorso. Poi siamo sicuramente agli albori, si può fare certamente molto di più in questa direzione. Perfetto, grazie Susanna. Allora chiedo ancora a qualcuno se ha voglia di intervenire, commentare, fare delle domande. Non vedo mani alzate. Potete Sono anche andata un scrivere. po' lunga qui. No, no, Susanna, è stato perfetto, è stato un seminario invece molto interessante e molto fluido. Non c'è Chi è? qualcuno magari Chi ha di scritto Bruno quelli Bonioli? fortemente contrari? Susanna, intanto ti ha scritto Bruno Bonioli che ti chiede come avviene la verifica da parte di Pearson per Udacity. Non lo so, sinceramente non lo Sinceramente non so, lo so, sappiamo solo sappiamo che solo la che la gestisce gestisce lui, non lui, ci non ci siamo siamo. arrivati, cioè lui ce la gestisce Pearson, ma non sappiamo come ci siamo arrivati. So che Pearson ha una piattaforma di e-collaboration barra e-learning abbastanza avanzata, che poi propone anche insieme ad una serie di altri servizi. Mi immagino che stiano che il processo sia là dentro, gestito magari con percorsi di quiz, test, eccetera. Però non abbiamo fatto l'esperienza diretta, per cui non so di più per il momento. Tommaso, guarda che non ti stiamo sentendo perché il tuo microfono è chiuso. Ragione. Stavo dicendo che abbiamo attivato un canale su YouTube su cui pubblicheremo tutte le registrazioni, tra cui anche queste, quindi tra poche ore potrà essere disponibile sul canale. Cristina ti faceva delle domande, la puoi Sì. leggere. Sì, vedo qualche informazione e commento sul modello di business di sostenibilità dopo la fine dei finanziamenti. Allora, su questo non ci sono notizie ufficiali, no? Ci sono delle ipotesi. Le ipotesi vanno in varie direzioni. Allora, da un lato il fatto che vengano introdotte piccole tariffe per ottenere il certificato di partecipazione, quindi si parla di 50-100 dollari per avere il certificato di partecipazione. Oppure che invece vengano proposti servizi più articolati a pagamento per poter arrivare ad avere dei crediti veri e propri da parte dell'università. Un altro modello che sembra interessante è un dibattito del quale però non si hanno più che, almeno io non ho più che voci di corridoio, magari qualcuno ha qualche elemento più concreto, nell'ipotesi che MIT, per esempio, stia ragionando sul fatto di portare tutta una serie di corsi di base
fuori dalle aule e delegarli completamente ad una modalità MOOC, riducendo drasticamente i costi. Quindi il modello di business andrebbe a basarsi su un risparmio e non su un guadagno. Altre ipotesi, il fatto di attivare servizi collaterali del tipo chiedere delle tariffe, comunque dare a pagamento alle aziende la possibilità di vedere i curricula delle persone che hanno seguito i corsi, cosa che per esempio Udacity già sta percorrendo. E che altro? Non, per il momento mi sembra che siano queste le modalità che sembrano prefigurarsi. Anche l'offerta di servizi editoriali a pagamento e la presenza di editori pare interessante, quindi la vendita di ebook e così via attraverso un canale diverso. Tra parentesi, mi ha molto colpito il fatto che ieri sera mio figlio sta guardando un canale di un sito di fumetti e c'era la pubblicità di EDX che era lì evidente, una roba di fumetti, non ricordo neanche di che tipologia, e c'era questo invito, quindi anche dal punto di vista della campagna comunicativa stanno investendo, forse in modo significativo. Cioè, dice Max, S.A. sedi EDX, ora richiede di comprare un libro su Amazon per 10 dollari agli studenti e fanno continuamente riferimento al libro. Eccolo qui, ad esempio, vedi? Probabilmente poi sai questi modelli, i modelli di business collaterali, quelli cresceranno in modo imprevedibile, cioè i servizi di tutoraggio per arrivare fino al corso, il fatto di avere degli eventi magari locali in presenza, cioè nel momento in cui poi hai una rete di università in tutto il mondo, perché non attivare degli momenti in presenza decentrati presso le università? Pensate all'operazione degli studenti milanesi che stanno cercando di organizzarsi con Meetup per condividere la loro esperienza di Coursera, perché non innescare lì un servizio a pagamento? Cioè, volendo ce ne sarebbero probabilmente. Dice Fortunato, c'è qualche evidenza che l'avvento dei device mobili, iPad e quant'altro favorisca. E guarda, io adesso non sono in grado di dimostrare dal punto di vista sperimentale perché non abbiamo fatto questo tipo di verifica, però mi sembra molto evidente, quantomeno nella nostra esperienza personale, cioè io non sarei mai assolutamente riuscita a seguire nessun percorso in rete se non mi fosse stato possibile seguirlo su un device mobile. Ma perché l'elemento del device mobile non è che quella vera libertà che ti dà non è la libertà dello spazio, ma poi del tempo, perché ti permette di ritagliarti tempi che altrimenti non ti potresti ritagliare, no? Al momento dell'attesa, al momento del viaggio, al momento che altrimenti non potrebbero essere dedicati alla fruizione di contenuti via web. Quindi sono convintissima, il device e le tariffe flat, perché non è solo il discorso dei device. I device senza le tariffe flat non servire, non avrebbero sicuramente avuto questo impatto. Ciao Eleonora, grazie a te. Allora, c'è qualcun altro che ha bisogno, che ha il desiderio di intervenire, di porre delle domande? Restiamo in attesa un paio di minuti. Io non vedo nessuno. Gianni Marconato ha scritto tanto, proviamo a leggerlo. Dice una riflessione legata al dubbio della natura disruptive. Di certo anche in questo campo internet amplifica l'utenza come già avvenuto in altri contesti. Potrebbe essere una modalità per includere, ma visti certi utilizzi massicci delle tecnologie per erogare formazione, per creare nuove forme di esclusione. Su questo sinceramente non so se per la stanchezza o per... Ma fatico a trarre delle conclusioni perché il fatto che le tecnologie siano di per sé fattore d'esclusione
In generale l'abbiamo visto in tantissimi contesti, ma nel momento in cui vedo un diagramma come quello di prima, nel quale ho meno del 40% di utenti degli Stati Uniti e gli altri dispersi per il mondo e in paesi sicuramente non inclusi tradizionalmente, ho l'impressione che la forza dell'inclusione sia più forte di quella dell'esclusione. Questo c'è una considerazione forse da fare su questo tema, che è quello della lingua veicolare, sulla quale abbiamo ragionato poco. Io utilizzando questi, esplorando proprio questi ambienti, ho avuto anche chiara il concetto che forse banalmente potevo aver prima, però mi si è ben concretizzato, che a questo punto l'inglese non è più soltanto una lingua veicolare per il business, ma diventa anche davvero una chiave di accesso alla formazione tout court. Cioè io se non so l'inglese sono escluso da una quantità di contenuti didattici anche di livello molto alto e questo può essere veramente un elemento di penalizzazione. Su questo, questa è una riflessione così a latere. È anche vero che internet stesso, se uno ha solo voglia, mi dà tutte le possibilità di imparare tutto l'inglese che voglio, però questo è un altro discorso. C'è ancora qualche considerazione? Considerazione. Io Io sinceramente mi sinceramente mi scuso scuso per la per la superficialità un po' superficialità un del po' del percorso, percorso perché. perché mi rendo conto che c'è assai poco di scientifico in questo seminario, però mi sembrava valesse la pena comunque incominciare a condividere quel poco che abbiamo capito. Poi insomma, speriamo che in seguito le cose maturino ulteriormente, insomma. Cristina, cosa pensate delle percentuali di completamento dei MOOC? Ma questo valore del 10% non è del tutto quello medio, no? Perché sono in realtà, almeno dai dati che abbiamo trovato noi, dichiarate mediamente un livelli un po' più alti di conclusione, 20-25%, eccetera. È basso, senz'altro. Le considerazioni che ho trovato come spiegazione di questa partecipazione bassa sono, di questo tasso basso di conclusione, sono da un lato la scarsa consapevolezza del livello effettivo del contenuto. Per cui c'è molta gente che si parte con entusiasmo senza rendersi conto che sta davvero seguendo un corso di Princeton sull'intelligenza artificiale e che davvero quei requisiti enunciati sono indispensabili per poter accedere al contenuto. Quindi un po' è legato almeno dall'analisi che ho visto, al livello. Di sicuro il tema dell'interazione sociale non sviluppatissimo non aiuta. In ogni caso, è per questo che vi dicevo prima, è molto importante la dimensione massiva, perché comunque sarà basso il 10%, ma su 100.000 significa 10.000, cioè vuol dire 10.000 persone che hanno finito un percorso. Quando un docente ha la possibilità di insegnare in aula a 10.000 studenti, forse in tutta la vita, cioè non so, comunque no, magari quelli che hanno quei corsi pazzeschi di massa, ma cioè 10.000 sono tanti, tanti, tanti. Quindi mi sembra comunque un insuccesso, come posso dire, un fallimento di successo, se vogliamo parafrasare Woody Allen. Grazie Susanna, ho visto Aurelio che è entrato, uscito. Aurelio, vuoi Ciao dire qualcosa? Aurelio. Ok. Aurelio, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in chiusura praticamente, se riesci a dirci qualcosa, altrimenti direi che ci salutiamo.
E io saluto soprattutto Susanna perché è stata davvero molto chiara, ci ha accompagnato in questo percorso a scoprire questo nuovo mondo e a sollecitarci a ragionare su di esso, quindi a fare delle riflessioni. Grazie a tutti voi, insomma, perché questi piccoli seminari stanno cominciando ad essere un appuntamento cadenzato. E l'appuntamento è per mercoledì prossimo con Elena Caldirola da Pavia che ci fa vedere cosa succede intorno al mondo. Cioè, Susanna ci ha aperto uno spicchio verso il mondo, Elena proverà a darci una panoramica più ampia anche in altri ambiti, in altri settori. Questo sempre per farci venire voglia di andare a insegnare ad Harvard e Stanford, giusto per restare in te. Okay. D'accordo, Bene, grazie. bene, Grazie grazie, grazie Susanna, a te. grazie a Alzo, tutti voi. alzo. A A presto. Ciao a tutti. presto, ciao, grazie. Buona lezione. Grazie.